Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Indarissi e non, buongiorno dall'Olanda. Giorni caldi, giorni di mercato, l'Inter rientra, i ragazzi stanno per rientrare dalla tournée giapponese. E dovrebbe essere il Summer Teach Day, quindi visite, insomma, vediamo un po'. Dovrebbe arrivare un ottimo centrocampista, una mezzala, che secondo me potrebbe fare anche vari ruoli nel centrocampo. Ottimo giocatore, speriamo che vada tutto bene, le viste si firmi e questa sarà la sua giornata. Dovrebbe arrivare anche a breve, probabilmente, questa è una notizia che ancora io diffido, perché come abbiamo detto in questi giorni non si capisce bene la clausola con il Bayern, Neuer, in condizioni è, comunque dovrebbe arrivare Sommer questi giorni, quindi vediamo. Come avevo detto qualche giorno fa, a me mi era stato detto che l'Inter aveva un'altra settimana di tempo per aspettare. Sta finendo la settimana, c'era chi diceva 48 ore, ma non mi risultava e mi sembrava anche una cosa un pochino esagerata, onestamente. Dopo tutti i casini, in 48 ore o si chiude o niente, mi sembra un po' una pretesa un po' troppo alta da parte della nostra dirigenza, quindi non credevo. Ma che ora, fine tournée, si rientra e in questi giorni si deve concludere questo trasferimento perché è necessario che Sommer arrivi, che abbiamo un portiere, il primo portiere. Come vi ho detto anche l'altra volta, probabilmente, molto probabilmente, rimarrà Stankovic come secondo. Per me sarebbe una bella cosa. Io sono sempre stato, già dall'inizio di questa sessione di mercato, ero favorevole a tenere Stankovic e a prendere un solo portiere. Quando si parlava di Trubin, io vi dissi in molti video perché prenderne due, basta prenderne uno, l'altro ce l'abbiamo già in casa. Comunque, vediamo cosa succede, vediamo se si libera un'altra casella, un altro slot, diciamo, quindi potrebbe rimanere qualcuno di quelli che c'è già in casa. Sensi probabilmente, vediamo. Anche se Sensi io lo manderei sempre a giocare, se non gli dai minuti è inutile tenerlo dentro, però sarebbe un sostituto di grande, grande qualità, di lusso, veramente. Ma vedremo, questi sono i giorni, diciamo, più caldi, adesso si concludono le trattative principali per noi, aspettando magari Scamacca, vediamo. E poi si sta parlando anche di Lukaku, di nuovo, Lukaku alla Juve, probabilmente si è arrivati ad un accordo con la Juventus che dovrebbe dare Vlahovic al Chelsea e prendere Lukaku ed avere dei soldini in cambio, vediamo quanto. Ovviamente Vlahovic e Lukaku ad oggi non possono valere lo stesso, Vlahovic deve valere per forza qualcosina in più. Ma se vediamo un paio d'anni fa, Lukaku valeva 115 milioni, oggi la sua valutazione gira sui 40, quindi svalutatissimo adesso. Giusto, giustamente svalutatissimo, perché ha giocato poco negli ultimi 2 anni, seppur facendo i gol che doveva fare, anzi ne ha fatti tanti in quelle poche partite che ha giocato, ma per una squadra come il Chelsea è una spesa inutile praticamente avere un Lukaku in rosa. Quindi ecco, vedremo se Lukaku andrà alla Juve, sarebbe veramente uno dei più grandi traditori della storia del calcio, non solo dell'Inter. Ma non perché passa dall'Inter alla Juve, perché ne sono passati tanti, dall'Inter alla Juve al Milan, dall'Inter al Milan, dal Milan all'Inter, insomma. Ma c'è chi è passato in un certo modo e c'è chi ci è passato in un altro modo. Lukaku l'ha fatta proprio grossa, 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 grossa. E vi assicuro che quell'intervista che avete visto, se non ci credete, è stata di pochi giorni fa, perché era qui ad Anversa, Antwerp. Io abito a 40 minuti da Anversa. Il tempo era quello, io ero lì vicino, quindi vi posso dire che l'intervista che avete sentito e visto, quello short, diciamo, che gli hanno fatto le domande quei tifosi, parlavano anche olandese, oltretutto lui ha risposto in olandese, dankjewel, non so se voi non lo conoscete l'olandese. Ma per chi conoscesse un minimo di fiammingo, la lingua che si parla qui è nel nord del Belgio. Niente ragazzi, quindi vedremo, sarebbe bello incontrarlo da avversario e
non dargliele fisicamente, dargliele sportivamente, cioè dagli un 3-0, non farlo giocare, non farlo muovere, non farlo girare, non fargli toccare palla. Vabbè, noi pensiamo a noi stessi, quello che dobbiamo fare. Come dicevo un paio di giorni fa, pochi giorni fa, 4 giorni fa, quando è stato il mercato, per me è un mercato che si dovesse concludere con Scamacca, Sommer, e vediamo chi arriva sulla fascia sinistra, ma sicuramente non arriverà un pacco. Il mercato è da 8 pieno, forse anche qualcosina in più. Per il momento siamo sull'8, 7,5-8, mancano delle pedine, ma al contrario di quelli che dicono che il mercato è da 2, mi sembra veramente ridicolo solo pensare e parlarne che il nostro mercato è da 2. Nulla ragazzi, più che altro volevo dire un'altra cosa oggi, ma non a voi che mi seguite, ma a quelle persone, poche, 2 persone in verità, che negli ultimi periodi, le ultime 2 settimane, quando ho fatto, ogni volta che ho fatto un video, mi hanno contattato privatamente per minacciare, al solito, al loro solito. Forse l'ho detto tante volte, ok, voi non siete gli stessi delle altre volte, vero? Cioè, questa è la prima volta che voi personalmente fate questa cosa con me, però ragazzi dovete capire che chi si mette anche così davanti a YouTube a parlare, poi c'è chi ha un carattere, c'è chi ne ha un altro. Io parlo di me stesso, per quanto mi riguarda potete continuare a minacciarmi, potete anche cercare le vie dove abito, tanto ve le ho già dette in passato, se volete mi contattate di nuovo in privato tramite email e vi mando proprio la via, il numero civico e il piano, l'interno a cui sto, e venite, fate quello che volete, perché le minacce restano parole. Sì, c'è chi ha paura quando viene minacciato. Io onestamente nella mia vita ho visto tante cose, ho 40 anni quasi, quindi ne ho viste di cose. Sono cresciuto in Sicilia negli anni 80, sono stato tanti anni pure in centro-nord Italia, sono stato 10 anni all'estero, insomma, qualcosa l'ho visto nella mia vita. E sentirmi minacciato da dei ragazzini probabilmente che non hanno nulla da fare nella loro vita se non sfogarsi così, o se non siete ragazzini ancora peggio, siete adulti repressi, sfogarsi così minacciando addirittura un bambino di 3 anni che neanche conoscete, che è mio figlio per esempio, onestamente non mi fa paura, mi fate solo pena perché capisco il disagio che dovete avere un disagio veramente profondo nella vita. Io non ho mai pensato onestamente di offendere, se non quando ero ragazzetto, pure io ho avuto i miei periodi di sclero ed esaurimento, ma lo facevo faccia a faccia, face to face, non stavo lì, a parte che non c'erano tutti questi social, non c'era niente quando io ero ragazzino, quindi Facebook è nato dopo, quando ero all'università, quindi si faceva faccia a faccia. E dovevi avere il coraggio e prenderti anche la responsabilità di quello che stavi facendo e dicendo, perché se un altro ti reagiva in un certo modo, erano cazzacci tuoi. Quindi vi voglio dire solo questo, potete continuare, perché se io dico che posso fare il nome, posso fare quello che voglio, sarà il diretto interessato a dirmi non voglio essere nominato, allora per carità non ti nominerò, ma anche nominare una persona non credo sia reato. Nomino una persona qualunque, Conte, che fa, Conte mi denuncia? Parliamo di calcio, nominiamo ogni giorno calciatori, allenatore, squadre, dirigenza, nomi, cognomi. E beh, allora che fanno? Non si possono nominare le persone? Quando io nomino, faccio un esempio, Diego Ligorio, ne parlo bene, ma anche ne parlassi male, non importa. Marco Barzaghi o Corcione, che ne parlo spesso male, male tra virgolette, lo critico diciamo. E devono venire 1, 2, 5, 10, come è capitato anche in passato, persone a contattarmi privatamente, scrivete sotto il video almeno un commento e basta, se volete, io commenti non li censuro, sono lì, a meno che non sono maleducati, non, proprio all'estremo, offendendo categorie, se offendi me io lo lascio il commento, ma se offendi una categoria intera ovviamente lo devo togliere per rispetto di chi possa leggere, pure se solo una persona leggerà quel commento di quella categoria e si sentirà toccato, io mi sento responsabile, quindi lo tolgo quel commento. Ma ad oggi non è mai successo, non ho tolto né quelli,
né quelli contro di me, che in alcuni video l'avete fatto. Ma la cosa più grave è che non lo fate nei commenti sotto il video, ma lo fate privatamente. Andate a cercare il contatto, l'email, quello che è, per poi minacciare di morte, augurare comunque malattie gravi a un bambino di 3 anni. Io spero che non succedano a voi queste cose, sai? Perché parlare troppo e augurare troppe cose brutte alle persone, non so, se vi ritornerà indietro un decimo di quello che voi dite, vi andrà a finire molto male nella vita. Quindi quello vi volevo dire. Potete anche continuare, però sappiate, io mi diverto pure certe volte a leggere cose, perché mi faccio una risata, ve l'ho detto. Paura, non fate a nessuno. Per fare paura a qualcuno dovete andarci a brutto muso davanti e dirgliele. E poi si vede se uno si spaventa o non si spaventa di voi. Quindi paura non fate, ragazzi. Continuate pure, divertitevi, se vi divertite, divertite, continuate a divertirvi così, poveri voi che vi divertite con queste... sta roba becera veramente, da delinquentelli da scuola media. Ma sappiate che non fate paura a nessuno. E quando volete, non perché io vi prendo e vi do legnate, dico quando volete voi, visto che minacciate, quando volete venite, contattatemi di nuovo, vi mando... Già da alcuni di voi l'ho data la via dove abito. Anche a voi due, gli ultimi due, non faccio nomi perché non mi interessa. Voi sapete chi siete, giusto? Se volete vi dico dove abito in Olanda, vi dico dove abiterò in Italia fra un mese. E ci mi venite a trovare, fate quello che volete. Mi dite che io sono come avete detto, che mio figlio è come deve essere, che dobbiamo ammalarci tutti di quelle malattie che dite voi, che mi dovete prendere a schiaffi. Va bene, fatelo. Non ho paura, non ho problemi. Dovessi prendere schiaffi, li prenderei tranquilli. So prendere e portare a casa. Mi è successo, come quando ero ragazzino, sapevo anche darle. So anche prendere, non c'è un problema particolare in questo. Quindi, nulla, ragazzi. Questo volevo dire più che altro, più che parlare dell'Inter, del mercato, queste cose. Un messaggio a queste persone, queste due e quelle altre di prima. E spero che chiunque si metta davanti a una telecamera a dire il suo pensiero non venga comunque per gli altri, perché ve l'ho detto, a me non mi tocca, anche se dà fastidio, certo, perché vedo la miseria e la povertà psichica e d'animo e di spirito della gente, e ne resto veramente deluso dall'umanità, che ancora oggi siamo veramente, anzi oggi siamo peggio, stiamo peggiorando tanto. E quindi, ragazzi, niente, da tutti gli altri un bacio grande, come sempre, ci sentiamo questi giorni, vediamo cosa succede, tutto in divenire come sempre, nulla è deciso, stiamo calmi, che si raccoglieranno i frutti di quello che faremo, e poi ne parliamo, fine mercato, quando si chiude il mercato, si dà un giudizio complessivo, come abbiamo fatto per la stagione passata, e per quella precedente, e per tutte le restanti cose, calmo, sangue freddo, si analizza, sia durante... criticando e non, ma soprattutto dopo mette fretta. Un bacio, ragazzi, fate i bravi, amala sempre.